Grazie, eccomi qui per un nuovo video e questa volta per recensire un prodotto di cui si è parlato tantissimo in quest'ultimo periodo. È un prodotto di Neve Cosmetics e, come avrete già capito dal titolo, si tratta dell'ultimo mascara occhioni di Neve Cosmetics, che è questo qui. Mi è stato regalato per il compleanno da alcuni amici dell'università insieme ad altre cosucce e quindi ho deciso di farvi vedere l'applicazione di questo mascara e poi di parlarne insieme. In questo momento io sono completamente struccata, ho tanto un velo di lucida labbra, appunto per farvi vedere proprio l'applicazione di questo mascara e l'effetto finale che ha sulle ciglia e su un viso su cui non c'è assolutamente nulla, né correttore, né fondotinta, né ombretto comunque sulle palpebre o illuminante o qualsiasi altra cosa. Questo è l'effetto di quest'occhio con il mascara e questo senza mascara con una sola passata. Neve Cosmetics appunto ci dice che con questo mascara si possono fare fino a 3 passate per ottenere quindi un effetto gradualmente sempre più intenso, quindi procedo con una seconda passata. Ecco l'effetto con la seconda passata. E ne faccio addirittura una terza. Come potete vedere, questo è l'effetto ed è completamente diverso rispetto all'altro occhio in cui non c'è il mascara. Quindi questo è l'effetto su entrambi gli occhi. Come vedete comunque è molto visibile ed è un nero abbastanza intenso. Questo mascara ha la particolarità, come sapete, diciamo che è il suo pregio più grande, è quello di essere completamente naturale, quindi ci sono ingredienti all'interno che sono completamente naturali, quindi fa comunque anche bene alle nostre ciglia. Inoltre ci sono anche degli oli all'interno, quindi che rafforzano le ciglia. Sicuramente è il primo mascara completamente naturale che provo, perché tutti i mascara che sono presenti in commercio che ho provato, e quindi sto parlando di mascara da quelli più economici, Essence, Catrice, a Kiko, a quelli più costosi come Saint Laurent o Dior o Chanel, comunque al loro interno hanno tutti delle sostanze che sono sicuramente dannose per le nostre ciglia. In particolare, questo mascara vi arriva con questa cartolina all'interno appunto di una bustina, che è la solita quando si ordina dal sito Neve Cosmetics, che per le vacanze di Natale era oro. In realtà solitamente è fatta così, quindi è violetta. In particolare sul retro ci sono le modalità di applicazione, e appunto qui viene detto che si possono fare fino a 3 passate per uno sguardo sempre più intenso e quindi ad esempio se lo vogliamo utilizzare di sera. Ho visto che molti youtubers hanno parlato di questo mascara come un mascara prettamente da giorno e non da sera. Premetto che io comunque ho già delle ciglia lunghe, quindi sono già abbastanza lunghe, abbastanza folte di loro, però con 3 passate, non certo con una, ma con 3 passate, già anche con due diciamo, non c'è tanta differenza tra la seconda e la terza passata, mentre ce n'è molta tra la prima e la seconda. Comunque già con 2 passate e sicuramente con 3 ancora di più, è possibile secondo me portare questo mascara alla sera per un effetto comunque bello voluminoso, nero e sicuramente più intenso. Quindi ecco, in questo mi discosto un po' dal parere generale che ho visto sui vari
insomma su internet, sugli altri canali. In generale, comunque è vero, con una sola passata, è un mascara perfetto per il giorno. Mi piace tantissimo anche per la forma dello scovolino, è fatta in questo modo. Ci sono praticamente 5 sferette, però non sono molto distaccate le une dalle altre, quindi lo scovolino è praticamente unico e poi ci sono dei rigonfiamenti a formare 5 piccole palline. Come potete vedere, questo facilita anche l'applicazione e potete maggiormente prendere le ciglia più piccoline, quindi è molto facile prendere anche quelle alla fine dell'occhio. Noto quando mi strucco la sera che sicuramente non mi capita, come invece mi capita con altri mascara, che mi cadano le ciglia sul dischetto di cotone, ad esempio vedo che ci sono staccate delle ciglia, con questo non mi capita, o comunque mi capita molto molto di meno, forse mi è capitato solo una volta. Una ciglia sola, e questo penso sia proprio dovuto al fatto che comunque è un mascara completamente naturale. Sono in generale contentissima di questo prodotto, anche il packaging mi piace molto e il nome non poteva essere migliore. Occhioni, lo trovo molto dolce, molto azzeccato anche col colore del packaging, insomma mi piace tanto, anche collegandomi al fatto che ha un indice naturale. Quindi volevo insomma farvelo vedere e inoltre volevo parlarvi anche delle ultime due matite della linea pastello che sono uscite, perché avevo già fatto la recensione delle altre matite, quindi queste che sono quelle della linea pastello vecchie. Vi lascio qui il link per la recensione se volete vederla, delle matite vecchie, e mi sono state regalate infatti insieme al mascara anche quelle nuove, che sono queste due. Sono queste due matite bellissime, una blu che si chiama Zaffiro Indigo e questa argento invece che si chiama Corona Silver. Vi faccio vedere il tratto di queste matite sulla mano. Questa è quell'argento. Sono scriventissime, questa è veramente molto molto metallizzata e questa è quella blu che ho utilizzato molto ed è questa qui. Queste due matite sono veramente fantastiche e trovo che l'abbinamento di questo argento al di sotto come base oppure per rafforzare e vivacizzare ancora di più l'effetto metallizzato dell'ombrettino Essence Color Stay sia perfetto, quindi vi consiglio l'accoppiata perché è un'accoppiata vincente. Niente, quindi la mia review su questi prodotti è conclusa, spero che vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo video. Ciao!